chiesto di dipingere un quadro davanti a una troupe televisiva. Ho pensato di dipingere la cosa più semplice, più facile, di mostrare al pubblico come io dipingo un oggetto qualsiasi, in questo caso un peperone. Di solito non faccio bozzetti, di solito quando si tratta di cose così, ma ieri sera sono passato, sono andato in trattoria, ho visto dei peperoni, li ho comprati, li ho presi e me li sono portati a studio. Ho detto domani li dipingo, molto semplice. Il possibile perché il pubblico più semplice si potesse rendere conto che l'operazione è un'operazione molto, molto chiara, che non contiene nessun mistero, nessuna magia. Casomai questo può accadere qualche volta al risultato, quando l'opera è finita, che emani, che esprima qualche cosa di diverso, qualche cosa di più forte, di più potente, ma l'artista che si mette a dipingere di solito con lo spirito più semplice possibile, almeno questa è la mia situazione. E allora, non so come avete visto, ho cominciato con dei contorni, poi ho interrotto il contorno per mettere un primo tono di rosso, poi ho cercato di modularlo con il verde. Tutte operazioni estremamente semplici, ripeto, alla portata di tutti. Non ho composto questi peperoni in un modo particolarmente intellettualizzato. Spero che la costruzione venga dal fare stesso, cioè che il quadro si costruisca mano a mano da sé. Che una parte ne richiami un'altra, si colleghi ad un'altra forma, un colore ad un altro colore, che il rilievo degli oggetti sia ben definito e siccome io tengo alla verosimiglianza, mi auguro che il risultato, quando il dipinto sarà finito, sia un risultato accettabile, cioè che tutti possano cogliere direttamente questo rapporto tra un pezzo di tela dipinta e questi peperoni o qualsiasi altro oggetto avessi preso come modello. Naturalmente si dipinge quello da cui si è eccitati sul momento, no? Una volta a Lugano io sono passato davanti a un negozio di verdure e ho visto delle bellissime verdure, le ho comprate, sono tornato in Italia con una macchina carica di queste verdure strane, c'erano cavoli viola, delle lattughe arricciolate, bellissime, mi sono messo subito a dipingere. Poi noi lavoriamo con i modelli, naturalmente, io faccio anche ogni tanto dei ritratti, molto raramente, ma li faccio, e poi faccio i quadri, dei quadri con un'idea dentro, un lavoro che svolgo lungo mesi. Anche un quadro così ci potrei stare mesi a dipingerlo, può darsi che ci stia poco, non lo so, non si può mai dire. Problemi tecnici particolari non esistono, esiste la pittura ad olio che si fa con i colori ad olio, si allungano i colori con la trementina e con l'olio, appunto con un olio essenzializzato che potrebbe essere olio di papavero, olio di noce, preferibilmente olio di papavero. Poi si lavora, certe volte si ha bisogno di avere una materia molto spessa, allora si mette molto colore, ma queste sono cose che non dipendono né dal soggetto né da nulla, dipendono solo dall'idea che ha il pittore. Se vuole fare una pittura molto corposa, se non c'è bisogno, se può fare una pittura leggerissima, di velature. Non ci sono regole, perlomeno io non ne ho. Però in questo caso la cosa è venuta molto naturale, perché io sono salito a studio come se dovessi dipingere normalmente e siccome sono abituato a dipingere in pubblico, a dipingere con della gente intorno, che mi gira intorno,
non mi ha molto preoccupato, mi sono messo a lavorare come se fossi solo, non ho avuto nessunissimo fastidio. Naturalmente se mi fossi messo ad arrovellarmi, a dire cosa devo fare per colpire di più l'immaginazione del pubblico, per dire ah che bella cosa che ha fatto Guttuso, che invenzione, che fantasia, allora probabilmente avrei fatto una cosa falsa e che ad alcuni poteva andare bene, ad altri poteva andare male, mentre invece così la partenza è talmente elementare che il risultato dipende da quello che so fare e da quello che non so fare, insomma è tutto affidato alla semplicità di questa operazione del dipingere, come tante mattine io dipingo così, che non ho voglia di uscire e ho una cosa sott'occhio che mi piace e la dipingo. Purtroppo a Roma lavoro meno metodicamente perché siamo molto disturbati, in tutti i sensi, anche dalla televisione, ma per con tutte le storie, con dibattiti, amici, gente che arriva, Roma è come un autobus che si riempie e si vuota continuamente, e allora posso lavorare poco qua, ma quando sono in campagna dove ho uno studio ben attrezzato, allora lavoro con molta continuità. Ah, sì, mi alzo abbastanza presto, vado sul lavoro alle 8, 8 e un quarto, sono quasi sempre sul lavoro. E lavoro fino a ora di colazione, se non ho disturbi. Poi mi riposo un po' e poi riprendo alle 4, ma di solito pomeriggio non dipingo, dipingo solo la mattina. Pomeriggio disegno, studio, guardo, insomma. Le ore buone per me, le ore buone di lavoro, benché io sia di pressione bassa, sono le ore della mattina. La mente fresca e così ho sempre un certo ottimismo nei confronti della mia giornata, la guardo con ottimismo. Allora questa è una buona disposizione per lavorare, che in realtà non è che l'operazione del dipingere sia sempre così semplice. È evidente che uno non sta sempre con la fanfara in testa e sfila col suo reggimento. Ci sono dei momenti di pausa, dei momenti di tranquillità, nei quali però tu sei sempre te stesso, cioè fai il tuo lavoro. E io ricordo che una volta Picasso diceva, quando ci faceva vedere i quadri, si diceva questo è più bello, questo è molto bello, questo è meno bello, eccetera. E lui diceva, per me sono tutti uguali, perché io non credo all'ispirazione, non credo alle metafisiche che si fanno sulla pittura, credo al lavoro, io tutti i giorni lavoro, tutti i giorni faccio qualche cosa. Naturalmente ci sono dei momenti in cui sono più felice, più limpido, più lucido e vengono bene, le cose vengono bene, dei momenti in cui sono meno lucido e le cose forse vengono meno bene, ma dal punto di vista della mia intenzione, della mia... Tutte le volte che uno, e questo è vero, che riguarda tutti, tutte le volte che un pittore si mette a dipingere, cerca di fare il meglio che può, mai nessuno, neanche per fare lo scherzo, il disegnino sulla dedica su un libro, vuol fare una cosa brutta, sempre vogliamo fare una cosa bella, vorremmo fare la cosa al meglio di noi stessi, sempre. Un pittore fa sempre il meglio che può, quando viene male, viene male. Ma non è che succeda che uno voglia fare una brutta cosa, non esiste questo. Io sono un realista, ma vabbè, almeno se c'è bisogno di fare queste categorie, sono un realista. Ma io ho molto rispetto per tutto quello che è stato fatto in questi ultimi anni, no? Tutto quello. Intanto credo di essere uno dei pittori italiani che hanno studiato con molta attenzione la cosiddetta avanguardia storica. E sono molto interessato a quello che avviene oggi nel campo della gioventù, nel campo della sperimentazione, che è la più lontana, apparentemente la più lontana da quello che faccio io. Per quanto io trovi molto più contatti con la gioventù di oggi, sia come atteggiamento mio verso di loro, sia proprio nella osservazione, nella comprensione di certi fenomeni, di quanto non trovassi quando ero proprio nel cuore di quella che fu detta la battaglia realista, che sono contentissimo di aver fatto e sono convintissimo che le idee che avevo allora erano giuste, anche se eseguite in un modo un po' troppo volontaristico. Questo è l'unico
L'unica autocritica che mi posso fare è questa. I quadri, belli o brutti, quello non si sa. Non tocca a me dirlo. Ma è vero che io a un certo momento ho premuto un poco la volontà per fare certe cose che volevo fare. Questo non è mai giusto. Bisogna che la pittura nasca come spontaneamente, come nascere spontaneamente da una persona non spontanea, da una persona che ha lavorato e assimilato e studiato e capito. Ma la espressione pittorica deve essere, almeno secondo me, deve fluire dall'artista senza intercapelli. Senta, Guttuso, che consiglio darebbe a un giovane pittore? Consiglio che dava Leopardi, esplorare il proprio petto. Oppure quello di Pushkin che c'è scritto qua. Descrivi senza fare il furbo. Queste sono cose molto importanti, bisogna arrivare a capirle, perché non è facile capirle subito, bisogna capirle lungo la vita, si capiscono le cose. Le cose semplici si capiscono attraverso lunghi pagamenti, lunghe scadenze.